Bella regà, questo è il secondo giorno. Abbiamo mangiato alla sera giapponese in quel ristorante a tema Saitama. Vabbè. E poi abbiamo mangiato a pranzo in una burgeria francese. Io sto titubando tantissimo sull'andare a mangiare le lumache, non mi convince. Poi avete detto la zuppa di cipolle. Devo trovare ristoranti francesi, però già ho visto su The Fork che i ristoranti francesi hanno una media tipo di 50-40 euro. Adesso ci dobbiamo vestire per andare al Teatro du Soleil, perché c'è uno spettacolo di una artista assurda, detto Federica, che tra l'altro è a fine carriera, quindi questo è uno dei suoi ultimi spettacoli, se non l'ultimo. E dobbiamo prendere 50 mezzi. Ciao! Comunque questa è la colazione di Federica con la spesa dal Carrefour, perché non si trova mai un cazzo per celiaci e non abbiamo intenzione di andare a rischiare, se no diventa un palloncino. Però sono felice, guarda, questa è purea d'amande 100% e sono le... che sono le amande? Le mandorle. E poi il latte soia vaniglia e il pane gluten free. Molto buono. Sì, questa è la quinta fetta comunque. L'artista assurda a cui accennava Diego è Ariane Mushkin, una delle mie registe preferite, anzi la preferita, che effettivamente è a fine carriera, anche se non lo sappiamo se questo sarà l'ultimo spettacolo, cioè tutti sperano che ce ne saranno altri. In Beh, come Totti, no? che senso? È che tutti dicevano che sarebbe stata l'ultima partita, l'ultima stagione, e poi speravano però che arrivasse almeno fino a 50 anni. Ok, sì, quindi Ariane Mushkin come Totti. Oh, secondo me quaglia. E Bah, sì, forse quaglia. Che bro Fuletti. senso? No, è una battuta del Genzano, lascia perdere. Siamo Bella. davanti. Siamo davanti all'entrata del Teatro di Soleil, credo. No, Per allora scegliere che rifacciamo, no. è. No, che rifacciamo? No, No, rifacciamo. lasciala così. Va Non mi bene. piace. Invece rimarrà tutto così. Vabbè, io ho dormito 10 ore, Diego anche, e siamo ancora stanchissimi con le occhiaie. Ma che cazzo c'ho sul naso? Boh, vabbè, comunque. Ah, sì, la mascherina di merda. Comunque, siamo entrati all'entrata di questo posto, si chiama Cartuscerie, è un Falla posto in mezzo a vedere. tutto il verde. E qua dietro è un posto immerso nel verde, c'è solo verde, c'è tutta gente che va in bicicletta, corre coi cani e cagate varie. E insomma, io non so se questa è l'entrata perché ci stiamo solo noi. Boh, dobbiamo andare dentro. Lei è molto contenta. Ciao, a topolo! Ma insomma, la Lordi Ariane Mushkin? Mushkin, non lo so, Diego, come faccio a raccontarla tutta? Beh, l'essenziale, basta l'essenziale. È invisibile agli occhi. Che? Ma sì, è il piccolo principe. Ah, cringe. Ok, Diego. Allora, mi sono chiesta tante volte perché mi piaccia così tanto Ariane Mushkin, perché la sua storia racconta la storia di un'utopia che in qualche modo si è realizzata. Lei, dopo questo viaggio che sognava da quando era bambina in Asia, torna a Parigi, agli inizi degli anni 60, quindi nel clima fraterno del dopoguerra, e decide di fondare finalmente la sua compagnia teatrale. Ci siamo presi questa brodaglia. Non è brodaglia, Diego. Zuppa di tofu con funghi e Ovviamente non si champignon. vede il cazzo, quindi Non si vede scusate. niente perché... Allora, in questa sala, prima dello spettacolo, alla Cartuccieria si mangia e gli attori che dopo, tra pochissimo, andranno in scena servono ai tavoli. Questa è una cosa bellissima, secondo me, perché c'è questo senso enorme di comunità, no? Per cui adesso mangiamo e poi tra un'oretta inizia lo spettacolo. È un teatro con gli attori che cucinano. Ed è buonissimo. Boh. Stiamo preso sta cazzo di dolce. Che cos'è, Federica? Vabbè, stiamo Allora, prendendo abbiamo questo preso VIP. questo dolce che si chiama Matcha Cake Gâteau au thé Matcha. vert. È una torta al tè verde, lo puoi mangiare solo tuo Ah, amore. ok. Ed è il dolce che hanno scelto per questo menù giapponese. Pogs. Nel 1964 nasce la Coopérative Ouvrière Théâtre du Soleil,
Scusate il francese, non lo parlo dal liceo. Comunque, Teatro du Soleil, Teatro del Sole, perché è quello che il teatro rappresenta per ciascuno dei suoi componenti, quindi qualcosa di luminoso, di vitale. E Coopérative Ouvrière de Production, perché tutti i membri, dal regista ai tecnici, agli attori, agli scenografi, ai costumisti, devono essere su un piano di uguaglianza, avere lo stesso stipendio. Bella raga, lo spettacolo è finito, è durato 2 giorni, siamo già a metà maggio. È durato 3 ore e mezza. Ragazzi, è uno spettacolo con delle immagini, delle cose meravigliose, solo che è in francese. Tutto in francese. Ma in francese... Vi ricordate la puntata dei Simpson dove Bart va in Francia non parlando francese e a un certo punto incomincia a parlare francese, forse senti francese? Ecco, non ci sono riuscito, ragazzi, non ci riesco. Sono addormentata. Federica si è addormentata, quella di fianco a me si è addormentata. Tutto lo spettacolo c'erano letti, cuscini, canzoni super delicate. Una volta suonavano una ninna nanna, io mi addormentavo. Ninna nanne continuamente, però nel senso io non ho mai visto spettacoli di teatro, quindi Federica mi ha assicurato che la scenografia è clamorosa, tutta anche cambiata in diretta. Tutti gli attori precisissimi, con delle fisicità meravigliose, è tutto bellissimo, solo che non ci abbiamo capito. Non ci abbiamo capito molto. Ad un certo punto hanno parlato anche di Hong Kong, della libertà, di queste cose qua. Sicuramente c'erano un botto di cose riguardanti il mondo. Però penso che Federica studierà la lore e me la spiegherà. Questa era la locandina. Mo cerchiamo di ritornare in città. La carpisceria è bellissima, ragazzi. Dovete venire. Sì. Ciao. I membri partecipano a turno per adempiere ai compiti che sono necessari per la vita comunitaria e per la compagnia teatrale stessa. E questo sistema funziona tuttora. Infatti, oggi la compagnia vanta quasi 65 membri, pagati ognuno 1.800 euro lordi al mese, un po' meno per le nuove reclute. E dopo 46 anni e quasi più di 25 spettacoli teatrali, la compagnia del Teatro del Sole continua a splendere. Perché? Secondo me anche per via dell'anima, del carisma e del valore di Ariane Moschin, che ha creduto fin da subito in un teatro popolare, in un teatro senza egoismi, senza compromessi e soprattutto senza narcisismo. Come potete vedere, qui c'è la locandina del suo primo spettacolo che sono andata a vedere anni e anni fa e qui la seconda che abbiamo preso. E lì c'è The Office, ma non c'entra un cazzo. Siamo ai Campi Elisi. Sono i Campi Elisi, diciamo, se ridete giusta traduzione, cioè, ok. E stiamo andando verso una fermata della metro perché purtroppo incredibilmente si rompono anche qua le linee. Quindi mo se la stiamo a fare a piedi per arrivare all'albergo. Stasera siamo con l'amica di Federica che ci ospiterà i prossimi 3 giorni perché non siamo tutti i giorni in albergo. Per fortuna, visto che costa 100 euro a notte. Comunque, mo se facciamo tutta sta camminata dei Campi Elisi, così mi ricordo pure del gladiatore. C'è un gruppo dietro che non vedrete mai, di ragazze bellissime che stanno facendo un sacco. Invece di li stanno esercizi, vedendo. Che stanno facendo le verticali, le spaccate, ero attratta. Thank you.
insomma, pure a Parigi si rompono i mezzi, eh? E ce la siamo dovuta fare a fette. Cosa vuol dire a fette? Come che vuol dire a fette? A fette! Che vuol dire? Vabbè, dalla metro siamo andati a prendere un Uber, ovviamente facendocela a fette, pagato il lingotti d'oro rigorosamente, ci ha portato fino in albergo. Devo dire che sono stati tutti gentili, tra indicazioni per la metro, per il pullman e quant'altro, sono stati tutti gentilissimi. A differenza di quello che dice la gente, di voi, parenti, amici. A Parigi tutti se la tirano! Bah, io sta cosa non l'ho vissuta. Ma che vuol dire a fette? Ok ragazzi, siamo in un ristorante consigliato dalle amiche di Federica e qui incominciamo a spendere i milioni. Ci hanno consigliato della carne, che dicono che fanno dei piatti enormi, e questa cosa che si chiama? Truffade. Dicono che mettono il formaggio con le patate sulla carne. Buonissimo, dicono. Io prenderò côte de bœuf servito con la truffade, 7 euro. E insomma, a dopo. Eccoci qua, mi è arrivata la carne con patate e formaggio. Si chiama truffade, pensavo che era tartufo, invece non è tartufo, è tutta una cazzata. Si chiama. E Federica è contenta perché lei è arrivata all'insalata con la stessa cosa. Noi abbiamo preso un vinello che ci hanno consigliato, come si chiama? Truffade. Porcol d'oro. Vero? Porco d'oro? Sì, sì, sì. Quello. A dopo. Sì, a dopo. Sì. Che cazzo è il porco d'oro? Il porco di... No! Che cazzo di vino è, raga? Cioè, non sta da nessuna parte. Ho cercato su Google, su Bing, su... Yahoo Answer. Non ci sta. Magari me lo potete trovare voi. Raga, questa cazzo di senape qua, questa è tipo potentissima, è una bomba nucleare. E io di solito lo reggo, Porco due. Raga, abbiamo finito da mangiare, io purtroppo non ce l'ho fatta, Federica ce l'ha fatta, però sono lievitata. Sei lievitata? Sono lievitata. Sei levitata? Sono al sesto mese. Perché? Perché c'era il glutine da qualche parte? No. Allora, abbiamo mangiato bene. Comunque alla fine abbiamo speso 60 euro. Davvero? Sì, non lo sapevi. No, non me l'hai detto. 60 euro e avevo preso io quel piatto di merda lì. Però ragazzi, era buonissimo. L'insalata e una bottiglia di vino e un caffè. Era formaggio e fuso, buonissimo. Sì, infatti mi sto cagando addosso già adesso. No, vabbè, questo forse non ci va nel video. No, scherzo, ci va. Ciao! Regà, questi hanno mangiato talmente tanto, sono diventati dei pupazzi. Allora, ti è piaciuto? Nel senso, Ariane Mushkin è tipo il mio mito da sempre a livello teatrale. E, come... Però mi interessa capire tu cosa... Come Tony Stark per me? Sì. Tony Stark è il tuo mito? No. Ok. Partiamo dal fatto che Diego è là, è la terza volta che vieni con me a teatro? Sì. Il problema è che era tutto in francese, quindi oltre al fatto che fosse uno spettacolo molto complesso, perché come dice lei, comunque è una roba... praticamente il top del cinema del teatro, è stato un po' difficile comprendere quello che dicevano. Il messaggio più o meno l'ho capito, credo di averlo capito, compreso, non me lo chiedere, però è stato un bellissimo spettacolo, anche perché era tutto quanto in continuo divenire, cioè cambiava la scenografia, si muoveva tutto quanto, i pavimenti, portavano le tavole di legno, poi muovevano tutti quanti le luci, poi c'erano i suoni, quando camminavano c'era uno col tamburo tipo dietro nascosto, era tutto fighissimo, cioè. Poi il fatto che tutti gli attori, prima ci avevo parlato perché avevo ordinato da mangiare da loro e poi stavano lì che facevano lo spettacolo. Il foyer. Il foyer, che è la parte, diciamo, fisica che sta prima del teatro. Sì, del l'antiteatro. L'antibagno, l'antiteatro.
Sì, sì. E poi il fatto che camminando e salendo sugli spalti, perché si saliva una scalinata, sotto vedevi tutti quanti i camerini e vedevi tutti gli attori che si cambiavano, si spogliavano e facevano, si mettevano le maschere, tutto si truccavano. Cioè ti piaceva vedere gli attori che si cambiavano? Ok, no, volevo puntualizzare questa cosa del messaggio. Non c'è veramente un messaggio, cioè io credo che in generale il teatro, ma in generale l'arte sia molto interessante quando non ti impone un messaggio, no? Ma okay, semplicemente ti crea degli spunti di pensiero, sì. E quindi questo, purtroppo essendo tutto in francese stretto, è stata un po' ostica la comprensione, ma alcune cose sono veicolate anche ad altri livelli, non solo sì, a livello verbale, no? Però una cosa che mi interessa tantissimo è: questi attori hanno lasciato la loro vita, hanno lasciato molti gli affetti, hanno lasciato le città, hanno lasciato gli amici e sono andati praticamente in una comune, in mezzo al verde, con i cavalli, in delle piccole roulotte di legno, in nome di un ideale più alto, no? Che per loro era il teatro. Tu lo faresti? Una cosa del genere? Lasciare tutto, fare, diciamo, rimpicciolire un po' l'ego per qualcosa di più alto, più... un'idea in cui credi tantissimo. Ma ce l'hanno il telefono? Ma non lo so. Twitch, non è... Instagram? Intendevo proprio il telefono. DAZN.